pastori, seminaristi e santi che siete venuti al seminario online di Shincheonji, benvenuti. Io sono Park Sung-hoon, il moderatore di oggi. Questo seminario consegna la parola che ogni credente vuole conoscere, che è la parola dei segreti del Regno dei Cieli, nascosti in parabole nei 66 libri della Bibbia e la testimonianza della realtà che si è adempiuta. Attraverso i seminari in corso, tutte le parole sono state spiegate e testimoniate in modo logico, così che molti credenti sono stati sorpresi e hanno espresso il desiderio di diventare uno solo in questa parola. Il messaggio di oggi viene anche trasmesso simultaneamente in molte lingue, in modo che molte persone possano capire i segreti del Regno dei Cieli. Rendiamo grazie e gloria a Dio che ci ha concesso la preziosa parola di vita. E cominceremo con un momento di raccoglimento pregando insieme. Padre Dio, a cui siamo grati e riconoscenti, ti rendiamo grazie e gloria per aver aperto la strada a tutte le persone nel mondo per venire in paradiso testimoniando le parabole dei segreti del cielo e i veri significati al mondo intero. Ti prego di condurre questo tempo di grazia in modo che i nostri spiriti e le nostre anime diventino vivi attraverso la tua parola, che è come la preziosa acqua di vita di oggi. Ti prego di versare lo Spirito Santo sulle labbra dell'istruttore che diffonde la parola, affinché tutti coloro che l'ascoltano possano comprendere chiaramente il Regno dei Cieli ed essere riempiti di speranza e di grazia. Padre Dio, che tu solo sia glorificato, e noi preghiamo che tutte le persone nel mondo siano riempite della tua grazia e del tuo amore senza limiti. Preghiamo ardentemente nel nome di Gesù. Amen. Oggi, continuando dalla lezione 9 dell'ultima volta, ascolterete le parole della lezione 10. L'acqua figurativa, la sorgente e il fiume. Avremo un momento della lezione per capire cosa significa l'acqua nella Bibbia, così cos'è la sorgente da cui esce l'acqua e cos'è un fiume che scorre da una sorgente. Attraverso questo capiremo insieme i meravigliosi segreti del cielo nascosti in essi. Daremo il benvenuto all'istruttore Kim Soo-young della tribù di Mattia, che testimonierà i segreti e la realtà. A tutti i pastori, seminaristi e santi di tutto il mondo che camminano nella fede e nella speranza del cielo, è un piacere conoscervi. Sono un istruttore del centro e sono Kim Soo-young. Sono stato istruito dal leader della tribù di Mattia tra le 12 tribù di Shincheonji. Il nostro capo tribù ha imparato la parola dal presidente di Shincheonji, il presidente Lee Man-hee. Grazie mille per aver partecipato oggi alla testimonianza del seminario online di Shincheonji sulle parabole dei segreti del cielo e i loro veri significati. Attraverso questo seminario spero che arriverete a comprendere i veri significati e la realtà delle parabole dei segreti del cielo di cui Gesù aveva parlato, e che tutti diventino coloro che possano partecipare e essere presenti in paradiso. Ora inizieremo la parola di oggi. Il titolo della lezione di oggi è lezione 10, l'acqua, la sorgente e il fiume figurativi. Nella Bibbia ci sono acqua fisica, sorgenti e fiumi e i rispettivi elementi che sono spirituali. L'acqua figurativa, la sorgente e il fiume hanno un significato spirituale sotto l'apparenza di una fisica. Se guardiamo prima il vero significato delle parabole attraverso la Bibbia, l'acqua figurativa rappresenta la parola. La sorgente figurativa si riferisce a un pastore o a un tempio. Il fiume figurativo significa i cuori dei discepoli e degli evangelisti.
Penso che tutti voi, pastori, ne siate ben consapevoli. Tuttavia, vi sarei grato se ascoltaste attentamente la mia spiegazione dell'acqua figurativa della sorgente del fiume che condividerò oggi. Scopriamo insieme perché le parabole hanno tali significati nella Bibbia. Leggiamo il versetto con la parabola, Giovanni capitolo 3, verso 5. Gesù rispose: «Io vi dico la verità, nessuno può entrare nel regno di Dio se non è nato da acqua e da spirito». Amen. Esatto, è proprio così. Se si guarda il versetto, è scritto che nessuno può entrare nel regno di Dio, che è il regno dei cieli, se non è nato da acqua e da spirito. In altre parole, se uno è nato da acqua e spirito, può entrare nel regno dei cieli. Poi, per entrare in cielo, bisogna prima sapere a cosa si riferisce quest'acqua. Nella Bibbia c'è l'acqua reale, fisica, e c'è anche l'acqua spirituale, sotto le sembianze dell'acqua fisica. L'acqua figurativa, che è il segreto del cielo, è l'acqua spirituale, che è paragonata all'acqua fisica. L'acqua che permette di entrare nel regno dei cieli, in Giovanni 3, verso 5, non è acqua fisica e reale. Quindi, per capire cosa significa quest'acqua spirituale, guardiamo prima le proprietà dell'acqua fisica. L'acqua fornisce la vita alle creature viventi. E in secondo luogo, l'acqua ha la proprietà di lavare le cose sporche. Attraverso questo ragionamento, verifichiamo ora cos'è l'acqua figurativa. Leggiamo le parole di Deuteronomio 32, versi 1 e 2. Ascoltate, o cieli, e io parlerò, e ascolto, terra, le parole della mia bocca. Il mio insegnamento scenderà come la pioggia, la mia parola stillerà come la rugiada, come la pioggia sull'erba tenera e come una pioggia abbondante sugli arbusti. Amen. Se guardate Deuteronomio 32, versi 1 e 2, Dio disse ai cieli e alla terra: il mio insegnamento è come pioggia, e le mie parole sono come rugiada. Ha paragonato la parola di Dio all'acqua, che è come pioggia o rugiada. Inoltre, in Amos 8, verso 11, è scritto che la condizione di vita senza la parola di Dio è una condizione di sete. Leggiamo Amos 8, verso 11. Ecco, verranno i giorni, dice il Signore, l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma piuttosto di udire le parole dell'Eterno. Amen. Sì, avete letto bene. Guardando Amos 8, verso 11, non sta parlando di acqua fisica, vero? Si dice che l'assenza di acqua è l'assenza della parola di Dio. Quindi possiamo dire che la parola di Dio è paragonata all'acqua. Quindi perché Dio ha paragonato le sue parole all'acqua? È molto facile da capire se lo si guarda in base alla logica del mondo. Tutte le cose viventi su questa terra hanno vita attraverso la pioggia che cade dal cielo. In Isaia 40, verso 6, si dice che gli uomini sono come l'erba. Proprio come l'erba fisica riceve vita attraverso la pioggia dal cielo, anche le nostre anime, i nostri spiriti possono ricevere la vita attraverso le parole di Dio in cielo.
E così la parola di Dio è paragonata all'acqua. E l'acqua ha anche la proprietà di lavare le cose sporche, giusto? In Giovanni 15, verso 3, Gesù disse ai suoi discepoli che siete già puliti a causa della parola che vi ho detto. Questo significa che Gesù aveva reso i suoi discepoli puliti con la parola che è come l'acqua. Guardando ciò che Gesù ha purificato nei suoi discepoli, nella prima lettera di Pietro 1, verso 22, si vede che le anime sono purificate con la verità che è la parola di Dio. Proprio come l'acqua pulisce il corpo delle persone, Gesù ha purificato le anime dei suoi discepoli con queste stesse parole. Quindi, in Giovanni 3, verso 5, che è il versetto con la parabola, l'acqua che ci permette di entrare nel regno dei cieli è l'acqua figurativa e si riferisce alla parola. Non sarebbe davvero bello se potessimo bere l'acqua che ci permette di entrare in cielo e diventare puliti? Ma chi darà quest'acqua? E chi potrà bere quest'acqua? In Giovanni capitolo 4 possiamo vedere che Gesù aveva dato quell'acqua. Il contenuto di Giovanni capitolo 4 riguarda la conversazione che Gesù ebbe sull'acqua quando incontrò la samaritana. In Giovanni capitolo 4, versi da 7 a 14, Gesù disse alla samaritana che se lei gli avesse chiesto dell'acqua, lui gli avrebbe dato dell'acqua viva. E disse che coloro che bevono l'acqua viva, che è l'acqua che Gesù dà, non avranno mai sete e che essa diventerà in loro una sorgente d'acqua che scorga vita eterna. Leggiamo Giovanni capitolo 4, versetto 14. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Amen. La sorgente d'acqua che Gesù ci ha detto di bere, che non ti fa avere mai sete e che sarà sorgente di vita eterna, non è naturalmente acqua fisica. Quest'acqua che Gesù ha dato significa la parola, che è acqua spirituale. Gesù fu mandato da Dio e predicò la verità, che era la parola di Dio. E coloro che ascoltavano la parola della verità e credevano in Gesù potevano ottenere la vita eterna, giusto? Perché queste parole di Gesù sono l'acqua spirituale che ci permette di entrare nel regno dei cieli e avere la vita eterna, Gesù disse che le sue parole sono le sorgenti d'acqua che scorgano alla vita eterna. E Gesù disse che avrebbe dato l'acqua a coloro che hanno sete. Leggiamo Giovanni capitolo 7, versi 37 e 38. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce, «Chi ha sete, venga a me e beva chi crede in me». Come dice la Scrittura, «Fiume d'acqua viva scorgeranno dal suo seno». Amen. Qui dice che se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Un credente che spera nel cielo e nella vita eterna deve avere sete di quest'acqua spirituale che è la parola e venire a Gesù per bere l'acqua che lui dà per poter entrare in cielo, giusto? Inoltre si dice che se uno beve l'acqua che Gesù dà e crede in Gesù, le sorgenti di acqua viva scorgeranno da dentro di lui.
significa che se bevi l'acqua spirituale e credi in Gesù, allora puoi raggiungere il cielo e la vita eterna. La parola scorrerà da te e potrà diffondere l'acqua della vita. Pastori, seminaristi e santi che sperano nel cielo e nella vita eterna. Non sarebbe davvero fantastico se bevessimo queste parole dell'acqua della vita, nascessimo di nuovo, comprendessimo chiaramente la Bibbia per poter entrare nel regno dei cieli e diventassimo questi fiumi di acqua viva e predicassimo anche questa parola? Una buona notizia è che nel libro dell'Apocalisse, che si adempie per noi oggi, dice che ci sarà data quest'acqua di vita. Leggiamo Apocalisse capitolo 22, verso 17. Lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Amen. Sì, avete letto bene. In questo versetto, lo Spirito e la Sposa dicono vieni. Chi stanno invitando a venire? Sì, stanno invitando coloro che ascoltano, coloro che hanno sete e coloro che desiderano venire. Perché dicono loro di venire? Dicono che daranno quest'acqua di vita. Quindi li chiamano a venire per ricevere quest'acqua di vita. Quando queste parole dell'Apocalisse saranno compiute, appariranno le parole dell'acqua della vita e noi potremo bere queste parole dell'acqua della vita. Dovremmo essere in grado di capire chiaramente, allora, le profezie dei quattro Vangeli nel Nuovo Testamento e anche le parole promesse nel libro dell'Apocalisse ed essere in grado di entrare nel Regno dei Cieli, giusto? Tuttavia si dice che quest'acqua di vita è data a coloro che hanno sete. Dobbiamo diventare veri credenti con lo spirito assetato, assetati della conoscenza di quali sono questi segreti del cielo, in modo da poter cercare la parola dell'acqua della vita, trovarla e poterne bere. E nell'Apocalisse capitolo 22, versi 1 e 2, si dice che il fiume dell'acqua della vita, limpido come il cristallo, scorre dal trono di Dio e dell'agnello, che è Gesù. Se seguite lungo questo fiume dell'acqua della vita, troverete il trono di Dio e di Gesù. Se vogliamo andare in cielo, dove sono Dio e Gesù, dobbiamo seguire la parola di Dio, che è come l'acqua della vita. E se si legge in Apocalisse 22, verso 14, si può vedere che Dio è nella città santa e questo è il regno dei cieli, giusto? Sta dicendo che per entrare nel regno dei cieli dobbiamo lavare le nostre vesti. Quindi, come possiamo lavare le nostre vesti per entrare in paradiso? In Giovanni 17, verso 17, Gesù disse, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come si vede qui, per essere santificati bisogna diventare santi obbedendo alla verità, che è la parola di Dio, lavando le vesti. Spero che tutti possano entrare nel Regno dei Cieli, la città santa, dove risiede Dio, incontrando questa parola come l'acqua della vita e facendo diventare le vostre anime vive e purificate. Finora abbiamo esaminato l'acqua di Dio. Ora diamo un'occhiata all'acqua di Satana, dalla quale non dovreste bere. Prima di tutto, l'acqua di Satana è l'acqua delle falsità che non dovremmo bere e che corrompe e uccide le nostre anime e i nostri spiriti. Non importa quanto sia pulita l'acqua, se anche una sola goccia di veleno è mescolata nell'acqua,
diventerebbe acqua imbevibile, giusto? L'acqua di Satana è come l'acqua fangosa, l'acqua del mare o l'acqua velenosa che è diventata imbevibile. Le parole sono imbevibili a causa delle cose sporche che sono mescolate con la parola originale di Dio. Se guardate Isaia capitolo 1 verso 22, dice che il vino scelto viene diluito con l'acqua. Poiché l'acqua di Dio, che è come il vino, è mescolata con la falsità, non è più la parola pura di Dio. Allo stesso modo, se le parole pure di Dio sono mescolate con i pensieri dell'uomo o gli insegnamenti dell'uomo, quelle parole non sono più parole di Dio, ma diventano invece una miscela, la falsità di Satana, il diavolo, che sono menzogne. Ecco perché in Giovanni 8, verso 44, Gesù disse ai pastori di quel tempo che non c'è verità in loro. Ogni volta che parlano, parlano la loro lingua nativa, che non è la parola di Dio, ma le menzogne che sono state mescolate con le loro stesse parole, chiamandola la loro lingua nativa, che è le menzogne che stavano parlando. In questo modo le parole sono state mescolate con le parole dell'uomo, e questa è falsità. Questa è l'acqua di Satana, da cui non dobbiamo bere. Anche voi, quando leggete la Bibbia, se imparate secondo i pensieri dell'uomo o secondo le dottrine che non sono basate sulla Bibbia, è come bere acqua sporca che inquina la vostra anima e il vostro spirito, ed è come lavare il vostro corpo con acqua sporca. Spero che tutti voi che state ascoltando queste parole abbiate sempre un'anima e uno spirito puliti con l'acqua della vita, che è chiara come il cristallo, promessa nel libro dell'Apocalisse. Ora guardiamo la sorgente figurativa. Nella Bibbia ci sono sorgenti fisiche che appaiono e ci sono anche sorgenti spirituali sotto le sembianze delle sorgenti fisiche. La sorgente in Zaccaria 13 verso 1, il versetto con la parabola che state per leggere, parla di una sorgente spirituale paragonata a una sorgente fisica. Leggiamo Zaccaria 13, verso 1. In quel giorno sarà aperta una fonte per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Amen. In Zaccaria 13, verso 1, si dice che in quel giorno sarà aperta una fontana che laverà via i peccati e l'impurità. Naturalmente le sorgenti fisiche non possono lavare i peccati. Questo si riferisce a una sorgente spirituale. Per capire questa sorgente spirituale, diamo un'occhiata prima alle sue caratteristiche fisiche. In primo luogo, una sorgente si riferisce ad un luogo dove l'acqua piovana dal cielo sgorga dalla terra dopo essere stata assorbita. In altre parole, una sorgente è un luogo, la fonte dell'acqua. Nella stessa logica, la sorgente spirituale è il pastore e il tempio che riceve l'acqua della parola, che viene fatta piovere da Dio dal cielo e consegna la parola su questa terra. In Giovanni 4, verso 14, che abbiamo visto prima, l'acqua che Gesù dà è una sorgente d'acqua che sgorga a vita eterna. Avete ascoltato prima che la sorgente d'acqua che sgorga a vita eterna non è acqua fisica, ma è la parola di Dio. Gesù che dà l'acqua della sorgente è anche una sorgente spirituale. Quindi è un pastore che consegna un'acqua spirituale che è la parola. Poiché i nostri peccati possono essere perdonati attraverso le parole di Gesù e così possiamo vivere eternamente in cielo, la realtà di questa sorgente che lava via i peccati e l'impurità in Zaccaria 13, verso 1, si riferiva a Gesù.
Quindi il vero significato della sorgente figurativa nella Bibbia è un pastore da cui esce la parola ed è anche il suo tempio. Spero che possiate capire questo. Tuttavia, proprio come ci sono due tipi di acque, l'acqua di Dio e l'acqua di Satana, ci sono due tipi di sorgenti spirituali. Andiamo a Proverbi 10, verso 11, e leggiamo. La bocca del giusto è una fonte di vita, ma la violenza copre la bocca degli empi. Amen. Si dice che la bocca del giusto è una fonte di vita, ma la violenza travolge la bocca del malvagio. La bocca dei malvagi è una fontana di morte che forma veleno. In questo modo la fontana si divide in fontana di Dio, che dà la vita, e fontana di Satana, che uccide l'anima. Per quanto riguarda questa fonte di Dio, in Apocalisse 7, verso 17, ci dice che Gesù, l'agnello, diventerà il nostro pastore e ci condurrà alle sorgenti di acqua viva. Queste parole ci stanno dicendo che quando le parole dell'Apocalisse saranno adempiute, ci saranno sorgenti che testimonieranno le parole dell'acqua della vita, ovvero un pastore, il pastore e il suo tempio. E ha promesso che Gesù sarebbe diventato il nostro pastore e che ci avrebbe condotto alle sorgenti d'acqua viva, da dove escono le parole di vita. Al contrario, nella seconda lettera di Pietro, capitolo 2, verso 17, la sorgente di Satana è una sorgente senza acqua. Cosa significa che non c'è acqua? È la sorgente senza la parola di Dio, che significa un pastore che non ha la parola della verità e che si esprime come una sorgente senza acqua. In Giovanni capitolo 8, verso 44, Gesù disse ai pastori di allora che dicevano bugie perché non c'era verità dentro di loro. E che siccome non c'era verità in loro, che parlassero la loro lingua madre. Questo dimostra che la sorgente senza verità o senza acqua è una sorgente di Satana. Inoltre, in Apocalisse capitolo 8, versi 10 e 11, è registrato che al tempo dell'adempimento del libro dell'Apocalisse una grande stella cadrà dal cielo sulle sorgenti d'acqua. E a causa di questo, un terzo delle acque diventerà acqua amara, imbevibile. E molte persone moriranno per quest'acqua dopo averne bevuta. La stella che cade dal cielo sulle sorgenti d'acqua, qui, non appartiene a Dio, che è in cielo. Si riferisce a quella che appartiene a Satana? E poiché i pastori, che sono come le sorgenti, diventano parte di Satana e cominciano a predicare falsità e menzogne, lo spirito di molte persone morirà come risultato. Spero che tutti coloro che desiderano il cielo e la vita eterna diventano i veri credenti al tempo del compimento dell'Apocalisse. Quelli che sono guidati dall'agnello e saranno in grado di trovare la sorgente di acqua viva e non la sorgente di Satana. Poi vediamo cosa significa il fiume figurativo. Ci sono fiumi fisici e ci sono fiumi spirituali sotto le sembianze di fiumi fisici. Il fiume nella parabola dei segreti del Regno dei Cieli è un fiume spirituale sotto le sembianze di un fiume fisico. La caratteristica fisica di un fiume è il percorso nel modo in cui scorre l'acqua, come mostrato qui nella foto. Se l'acqua spiritualmente significa la parola,
Il modo in cui questa parola viene consegnata è il fiume spirituale. In altre parole, il cuore dei discepoli e degli evangelisti che ricevono la parola del pastore e la predicano sono spiritualmente indicati come fiumi. Se guardiamo più da vicino, in Giovanni 7, versi 37 e 38, che sono i versetti per la parabola del fiume, si dice che poiché i discepoli ascoltarono le parole di Gesù e credettero in Lui, i fiumi di acqua viva scorreranno da dentro di loro. Gesù, che era una sorgente, ha dato l'acqua della parola ai suoi discepoli e stava dicendo loro di diffondere il mondo che avevano ricevuto al mondo intero, che è come il mare. In altre parole, quando ricevevano le parole da Gesù, la sorgente, e quando le capivano, la parola scorreva attraverso di loro come un fiume, nel senso che avrebbero agito come un fiume per tutto il mondo, portando la parola, ed era come un mare. Il vero significato allora del fiume figurativo è il cuore dei discepoli e degli evangelisti. 2000 anni fa, i credenti di allora potevano bere la parola, che era come l'acqua della vita, ed entrare nel regno dei cieli attraverso i discepoli di Gesù, che diventavano il fiume dell'acqua della vita. Si dice che quando il libro dell'Apocalisse sarà compiuto, il fiume dell'acqua della vita apparirà in modo che noi possiamo bere e andare in cielo. Leggiamo Apocalisse 22, versi 1 e 2. Allora l'angelo mi mostrò poi un fiume d'acqua viva limpida come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che da 12 raccolti e produce frutti ogni mese e le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Amen. Dice che il fiume dell'acqua della vita scorre dal trono di Dio e dall'agnello che è Gesù. L'acqua della vita che scorre dal trono di Dio e dall'agnello è la parola di Dio. Ma visto che c'è il fiume dell'acqua della vita che scorre, ci sono i discepoli e gli evangelisti che consegnano la parola dell'acqua della vita. Questo dimostra che oggi le parole dell'acqua della vita scorreranno dal pastore che è come una sorgente, che è un trono di Dio e di Gesù. Allora i cuori dei discepoli e degli evangelisti che hanno ricevuto la parola e l'hanno percepita per primi diventano il fiume attraverso il quale la parola dell'acqua della vita viene consegnata. Spero che tutti voi incontriate questa parola dell'acqua della vita e che il vostro spirito e la vostra anima diventino vivi e potrete far parte della famiglia di Dio ed entrare nel regno dei cieli dopo aver lavato le vostre vesti in modo adeguato. Allora, riassumiamo la parola per oggi. L'acqua figurativa nella Bibbia è la parola. L'acqua che Dio dà è la verità, che è la parola di Dio, e l'acqua che Satana dà è la parola della falsità, che è la parola di Satana. La sorgente figurativa da cui esce l'acqua della parola è il pastore e il tempio che predica la parola. La sorgente di Dio è il pastore e il tempio che predica la verità. E la sorgente di Satana è il pastore e la chiesa che predica le parole di Satana, che sono la menzogna e la falsità. Infine, il fiume figurativo è il cuore dei discepoli e degli evangelisti. I discepoli e gli evangelisti che ricevono e predicano la parola dal pastore di Dio predicano la parola che è l'acqua della vita. Ma al contrario, i discepoli e gli evangelisti che ricevono e predicano la parola dal pastore di Satana consegnano menzogne. Pastori, seminaristi e santi che desiderano il cielo e la vita eterna, prego che quando il libro dell'Apocalisse sarà adempiuto possiate ricevere la benedizione di ascoltare la parola dell'acqua della vita ed essere guidati alle sorgenti dell'acqua viva per entrare nel regno dei cieli.
Inoltre, se non comprendiamo le parabole, i segreti del regno dei cieli, non ci sarà nessun cielo, nessuna vita eterna, né salvezza. Come c'è un detto sull'acqua che dà la vita eterna a chi la beve ogni giorno, un sorso dopo l'altro, prego che mentre ascoltate ogni lezione, che beviate una lezione dopo l'altra in questo seminario, che diventiate la famiglia di Dio per raggiungere il paradiso e la vita eterna. La prossima volta, nella lezione 11, esamineremo il seme figurativo, i pescatori, la rete, il pesce e la nave. Nella Bibbia si dice che l'acqua della parola di Dio esce da una sorgente, diventa un fiume e quando scorre nel mare, l'acqua del mare diventa fresca. A cosa si riferisce il mare che diventa fresco? Non siete entusiasti di sentirne parlare? L'istruttore che terrà la lezione la prossima volta è un istruttore molto speciale e molto divertente. Prego che affinché la prossima volta riceverete molta grazia attraverso le parole della lezione 11. Infine, siamo uno in Dio e in Gesù. Gridiamo tutti insieme. Siamo uno. Preghiamo. Santo Padre Dio, a cui siamo grati, ti ringraziamo per la tua grazia e il tuo amore nello stare insieme a noi. Ti diamo tutta la gratitudine e la gloria per la tua grazia, per aver permesso che il seminario online di Shincheonji, la testimonianza sulle parabole dei segreti del cielo e i loro veri significati, si tenesse in tutto il mondo. Oggi, ancora una volta, abbiamo avuto tempo per lavare le nostre vesti e per far sì che le nostre anime diventassero vive attraverso le parole che abbiamo ricevuto, che sono la preziosa acqua della vita, che abbiamo potuto avvicinarci al cielo. Ti chiediamo di fornire la tua grazia ancora più abbondantemente a tutti i credenti che ascoltano questa parola in tutto il mondo e che tu possa muovere i cuori delle persone e concedere una grazia più grande in ogni lezione per il tempo rimanente. Veglia su di loro e conducili tutti al cielo e permetti a tutte le persone che ascoltano di diventare le trombe per consegnare questa parola che hanno ascoltato. Abbiamo pregato seriamente, con gratitudine, nel nome di Gesù che ci ha condotto dalla morte alla vita. Amen. Grazie per aver ascoltato fino alla fine. Ora, qual era il vero significato del mare figurativo? Avete incontrato la rete che vi conduce al cielo? Quelli di voi che hanno ascoltato il seminario potranno dire: ho incontrato questa rete. L'Apocalisse capitolo 8, versetti 8 e 9 dice che un terzo delle navi sarà distrutto. Qual è la nave figurativa? Ora è il momento in cui tutti possano percepire questa parola che è rivelata chiaramente da Dio. Testimonianza sulle parabole dei segreti del cielo e i loro veri significati. Oggi abbiamo condiviso la parola della lezione 10, l'acqua figurativa, la sorgente e il fiume. Non è stato un tempo di grazia attraverso la parola. I credenti di tutto il mondo possono avere diverse nazionalità, razze, lingue o generi, ma tutti condividono lo stesso cuore sincero che desidera la parola di Dio. Noi crediamo di essere uno nella parola dell'amore e della verità di Dio. Quindi, per diventare uno nella parola, i seminari e i pastori di tutto il mondo sono venuti a firmare un MOU con Shincheonji e molti MOU si stanno formando. Se avete altre domande sulla Chiesa di Shincheonji e sulla sua parola, non esitate a contattarci in qualsiasi momento per email o per telefono. Vi informeremo gentilmente in dettaglio. La prossima volta sentirete la testimonianza sulla lezione 11.
il mare, il pescatore, la rete, il pesce e la nave figurativi. Vi chiediamo di essere con noi fino alla fine della continuazione, nella continuazione della testimonianza sulle parabole dei segreti del cielo e i loro veri significati. Infine, vorrei ringraziare i pastori, i seminaristi e i santi di tutto il mondo che sono venuti e hanno reso grande questo evento. Con questo concluderemo tutti i programmi di oggi e reciteremo la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre alla tentazione, ma liberaci dal male, perché tu hai il regno, hai la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Grazie mille alla famiglia di Dio per essere qui con noi.